In questa terza domenica di Avvento continuiamo ad osservare, a contemplare Giovanni Battista, ma secondo la prospettiva del quarto evangelista, dell'altro Giovanni. E allora abbiamo la possibilità di ritornare dentro il fantastico prologo e questo inizio altrettanto fulminante. Venne un uomo chiamato da Dio, il suo nome era Giovanni. Ma poi ci troviamo di fronte alla testimonianza. Bella la testimonianza del Battista, ancora più bello il modo in cui l'Evangelista ce la narra, perché ci dice che Giovanni confessò, non negò e confessò. Ed è tutto un gioco di domande tra coloro che sono stati inviati da Gerusalemme a cercare di capire questo profeta sorto in Israele dopo secoli e che cercano di capire se lui sia il Messia, quali sono le sue intenzioni. Lui confessa negando di essere quello che non è. E questa è una prima indicazione per giungere a sapere che cosa siamo, che cosa dobbiamo essere. Dobbiamo in qualche maniera giungere prima ad una negazione. Per poter confessare dobbiamo giungere alla nostra negazione. Rinnegare se stessi, possiamo dire questo, sicuramente non pretendere di essere ciò che non possiamo essere, non pretendere di desiderare, di volere, di pensare. L'Evangelista ci dice che Giovanni non ha negato, forse in qualche maniera corregge qui i dubbi che troviamo soprattutto nel Vangelo di Matteo, in quel Giovanni che manda a dire a Gesù tutti i suoi dubbi. Anche noi ne abbiamo, anche noi siamo messaggeri incamminati in questo deserto e il Battista, ci dice l'Evangelista, diventa l'amico dello sposo, colui che impara a diminuire affinché lui cresca, colui che confessa non impadronendosi di se stessi, del ministero e del messaggio e dell'essere messaggero, ma colui che diminuendo fa in modo di preparare la strada allo sposo che viene. Questa visione di chi confessa negando ripetutamente quelle che sono le domande insidiose dei suoi interlocutori è l'immagine forte. Noi siamo chiamati ad essere autorevoli nella nostra testimonianza della verità, a confessarla davanti agli uomini, ma questo inizio passa attraverso una negazione, una diminuzione di quelle che sono le nostre pretese. Dunque questa domenica siamo invitati da messaggeri, prima ancora che guardare o se vogliamo guardare la fierezza, la parresia del nostro annuncio, dobbiamo radicarla all'interno di una radicale negazione di tutte quelle che sono le nostre attese e pretese pastorali, spirituali, umane. Il messaggero va come una voce nel deserto, ma prima ancora quel deserto è nella nostra anima, è dentro di noi, nei nostri desideri e nei nostri sogni. Non siamo forse noi i primi ad annullare la missione perché vorremmo crescere noi e far diminuire qualcun altro. Il Battista ci dice che noi dobbiamo diminuire e lui deve crescere. Dentro di noi, dentro la nostra diminuzione, il Vangelo deve crescere. Che il Signore ci insegni, ci aiuti a custodire la forza del suo annuncio nella nostra pochezza, nel nostro nascondimento. Buona domenica e buon avvento.